Buongiorno, ascoltatori di YouTube, vi saluto più che volentieri. Guardate questo albero, questa essenza vegetale come è cresciuta, anche l'alto, continua a crescere col vento di questa bella valle, Valtellina. Ma guardate che bella la pista ciclabile, illuminata di sera, guardate. Poi mi sono fermato a bere, lì a bere non è il mungitoio delle mucche, è proprio apposta per chi corre può fermarsi e bere l'acqua fredda. Ma guardate la Valtellina in provincia di Sondrio e là, cameraman, riprenda per favore la chiesina Torchi, riprenda per favore quella chiesina Torchi dove siamo stati a piedi, dove c'è l'esposizione dei miei quadri. Eccola là, la chiesina Torchi, località Bianchi, denominato così. Sono qua vicino al fiume Adda, diciamo alla costiera di Cecche. Venga che andiamo verso la stazione di Talamona. Avete capito dove mi trovo adesso, nella Valtellina, ma l'importante è che io faccia questa bella passeggiata a piedi e sento il rumore di un silenzio che non può più tacere, cioè il verbo sentire. Cosa vuol dire il verbo sentire? Sentire il rumore dell'erba appena tagliata, l'olfatto, sentire appunto in un prato l'odore di questa bella Valtellina, denominata dal sottoscritto, da me giudicata una delle più belle valli che io conosca, e per di più su tutti i paesi. Guarda là che bella la chiesina, la ripeto ancora, e questo bel prato, cosa c'è di più bello di così? Talamona, quel paese lì nella parte retica, perché io mi trovo adesso nella parte orobica. O diciamo, bisogna stare attento di non confondersi con la parte retica aerobica. Diciamo che adesso mi approprio di queste montagne denominate la costiera di Cecche. Ma perché si chiamava proprio con questo nome costiera di Cecche? E perché ve lo dico subito. Al tempo passato era cieca perché volevano portare il cristianesimo, ma gli abitanti di questa zona non ne volevano saperne della nuova religione. Così è denominata costiera di Cecche, un significato che si appropria a quella personalità. Ma andate pure a vedere prima di questo paese, prima di Bombegno, c'è il castello Domofolo, molto bello anche il castello Domofolo, dove sono stato su con le capre, le caprette, e c'è un torrente che rinfresca i piedi rassodati, i piedi pieni di calore. Adesso quest'aria salva si stringe, e sopra la galleria c'è il paese tedesco. Ma non vi siete mai chiesto dove hanno costruito un paese?